piacere di introdurre e salutare gli interventori, gli ospiti di questa presentazione di Living Labs e in qualità di padrone di casa. E per cui vi chiedo sin d'ora scusa se fatte le doverose e necessarie introduzioni, vi lascerò alle cure dei nostri ospiti. Come sapete, la Puglia Film Commission è uno strumento pubblico istituito con legge regionale che si occupa di audiovisivo e occupandoci di audiovisivo abbiamo all'interno del nostro codice genetico il tema dell'innovazione delle tecnologie come parte decisiva della nostra attività. Eppure, quando sentiamo parlare di innovazione, un po' ci spaventiamo perché riteniamo che non possa esistere innovazione senza un contesto culturale e creativo che lo sostenga, lo supporti. Non esiste innovazione e creatività se non c'è una scena alle sue spalle. Da questo punto di vista, la presentazione di oggi di Living Labs ci sembra essere assolutamente interessante e, se posso dirla così, tanto interessante che noi vi parteciperemo, diciamo. E per cui abbiamo studiato quello che oggi vi verrà presentato come una delle possibili iniziative che possano sostenere l'attività del settore a cui noi ci rivolgiamo. In particolare ci convince il taglio perché appunto ha a che fare molto con la costruzione di filiere parallele. Come vi sarà spiegato, diciamo, i domini di riferimento sono abbastanza ampi e comprensivi di molti aspetti dello scibile, e questo rende un'attività di sostegno, quella che soggiace al Living Labs, assolutamente strategica. Apulia Innovation in Progress è il sottotitolo di questa iniziativa, l'occhiello di questa iniziativa, che diciamo, potremmo tradurre come essere perfettamente in coerenza con gli obiettivi che sin qui ci siamo dati, per cui io vi ringrazio per aver scelto questo luogo per presentare Living Labs, con la consapevolezza che ci piacerebbe essere uno dei nodi di questi 227 Living Labs attualmente esistenti, dove per nodo intendo dire appunto un pezzo di una rete che mette a disposizione competenze, conoscenze diffuse e orizzontali, presenti dunque qui in questa regione, in questo cluster in particolare, che è il cluster della creatività audiovisiva. Per cui buon lavoro e grazie ancora per averci scelto. Bene, buongiorno a tutti, sono Surico di Nova Puglia, lascio la parola alla Presidente di Nova Puglia, Sabrina Sansonetti, poi passiamo agli interventi più mirati. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto noi ringraziamo il dottore Maselli per averci accolto, per averci accolto anche con una certa armonia, perché questo progetto, la cosa che mette più a fuoco è armonizzare i soggetti sociali ed economici presenti nel territorio. Quindi i processi di innovazione possono indurre a creare dei processi democratici, ma il processo democratico può avvenire soltanto appunto armonizzando e raccordando le parti sociali. Living Lab è una sfida voluta progettata anche dalla dottoressa Grimi, responsabile dell'ufficio innovazione, dirigente dell'ufficio innovazione, e con il supporto di Innova Puglia. E in che cosa consiste? Qual è la differenza dei Living Lab rispetto agli altri territori? Ci sono in Europa 220 Living Lab, ma in linea generale è stato un mettere insieme domanda e offerta. La sfida invece che propone la Puglia è una sfida un attimino differente, cioè costruire insieme ai sindacati, alle università, agli enti di ricerca, alle pubbliche amministrazioni, a tutte le parti sociali, quindi soggetti organizzati, cittadini organizzati anche sotto forma di associazioni, costruire in un primo step la mappatura dei fabbisogni, cioè stabiliamo insieme quali sono le tecnologie che più di tutto possono portare valore aggiunto nel territorio e possono creare nuovi servizi attraverso le tecnologie digitali. E lo si fa insieme, cioè quindi la sfida è quella di intercettare insieme dove vogliamo andare, cosa vogliamo essere, quali sono i servizi. E
E quindi questa è la prima, il primo step, cioè costruire la mappatura dei fabbisogni e contestualmente fare il catalogo partner, cioè il soggetto che poi nello specifico sarà dettagliato meglio dai relatori che mi seguiranno, stabilire insieme la mappatura dei fabbisogni e nel frattempo contestualmente il soggetto può decidere se iscriversi nel catalogo partner come soggetto sperimentatore. Dall'altra parte, in una seconda fase, partirà il bando che attualmente prevede 15 milioni di euro e questo progetto è inserito nell'ambito del programma FERS 2007-2013, l'azione è la 1.4.2, supporto e crescita e sviluppo di piccole e medie imprese specializzate nelle offerte di contenuti e servizi digitali. E i Living Lab per esempio sono utilizzati nell'ambito del welfare, ma così come nell'ambiente, quindi è in qualche modo anche decidere e diciamo portare un valore aggiunto anche in termini di conoscenza, ma anche di stimolo. E quindi ho visto anche dei docenti, così come degli altri soggetti, che mi hanno anche fermato per strada per propormi la loro idea. Quindi significa che da una parte è una sfida, però questa sfida la vinciamo soltanto attraverso appunto questa coesione e questo raccordo di tutti i soggetti. E quindi noi vogliamo passare dall'ascolto dei bisogni a rendere poi fattivi attraverso appunto le tecnologie digitali, che possono fare molto in tantissimi servizi, che possono anche, per così dire, connettere il cittadino al servizio, che danno la possibilità anche di superare a volte la marginalità in ambiti quanto più diffusi possibili. Quindi è un nuovo modo dello stare insieme, è una sfida, la possiamo vincere soltanto insieme, anche spendendoci con grande audacia e coraggio, perché questo è un progetto che bisogna avere una chiave e un coraggio e una fiducia che, così come di fatto è stata già avviata, perché quando presentammo il progetto sui partenariati per l'innovazione era un concetto quasi analogo, cioè costruiamo un partenariato, decidiamo come innovarci attraverso appunto mettere insieme e raccordare le parti tra imprese, enti di ricerca e università. La sfida è stata in parte raggiunta, perché sono stati presentati circa 80 milioni di euro di progetti, quindi c'è una Puglia che vuole evolversi, che vuole accettare le nuove sfide, e il Living Lab è un altro di queste chiavi di letture di avviare questo processo democratico attraverso l'innovazione. E quindi noi vi invitiamo a collaborare, noi diamo la massima disponibilità. Intanto c'è un raccordo forte nell'ambito regionale, quindi è un progetto che mette insieme tutti gli assessori regionali, quindi ha un campo di azione enorme. E la prima parte l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo continuare a costruire insieme. Io vi ringrazio per essere intervenuti, mi scuso se dovrò andare via, ma purtroppo ho un'assemblea e spero insomma di poterci incontrare in altre occasioni. Buona giornata a tutti. Grazie. Bene, ora lascerei alla dottoressa Grini, Arianna Grini, che è la dirigente del Servizio Ricerca e Innovazione della Regione Puglia, diciamo, dare l'introduzione, comunque entrare nel merito dell'iniziativa, anche perché è nuova, come diceva la Presidente Sansonetti, però è anche una sfida che proprio la Regione Puglia ha voluto, diciamo, attivare, che può essere un modello di lavoro per tutti noi da ora in avanti. Grazie a tutti. Il mio compito qui è cercare di darvi in maniera molto sintetica, per non rubare spazio alla presentazione principale per cui oggi siete qui, quindi analizzare insieme che opportunità e che modalità sono previste da questa nuova iniziativa, ecco, darvi un piccolo quadro d'insieme di quelle che sono le politiche regionali per la ricerca e l'innovazione. Come diceva la Presidente Sansonetti,
Questo è un tassello di una modalità nuova che si sta cercando di portare avanti a livello regionale e pertanto devo dire è abbastanza difficile riuscire a rappresentarsi contemporaneamente al fatto di fare le cose. E certo possiamo testimoniare il fatto che da quando siamo partiti in questo nuovo ciclo di programmazione si è determinata, se vogliamo, una duplice fase di attuazione di queste politiche. Una prima fase che ha guardato fortemente al rafforzamento dei singoli attori. Come Puglia credo siamo state tra le primissime regioni ad essersi dotate di un sistema di aiuti alle imprese che ha guardato all'intera, diciamo, all'intera tipologia di soggetti, quindi alle grandi imprese con i contratti di programma, alle medie imprese con i pacchetti integrati di agevolazione, fino alle piccole e alle nuove imprese innovative. Abbiamo allo stesso tempo cercato di introdurre anche all'interno del sistema universitario, da un lato, un rafforzamento del potenziale delle attrezzature disponibili all'interno del sistema delle università e dei centri di ricerca, e insieme a questo abbiamo favorito la creazione di soggetti all'interno di queste istituzioni che avessero una facilità di dialogo col sistema delle imprese. A un certo punto di questa elaborazione delle politiche è intervenuta intanto una riflessione, ma una riflessione che non ha toccato soltanto questa regione, ha investito tutta l'Unione Europea, e quando nel 2010 ci siamo posti il problema di analizzare gli esiti della famosa strategia di Lisbona e quanto, diciamo, quella strategia fosse stata di fatto attuata, quanto in sostanza abbia consentito effettivamente al sistema di imprese europee di essere competitivi con il resto del mondo. La riflessione ha portato a dire che le politiche finora attuate avevano delle aree di miglioramento che in questo momento stiamo cercando ovviamente di approcciare e di realizzare. Innanzitutto una prima considerazione è quella legata al fatto che le politiche della ricerca e dell'innovazione a cosa devono guardare, quali principali obiettivi devono mirare. E la riflessione comune ci porta a dire che oggi abbiamo di fronte innanzitutto le sfide sociali, le grandi sfide sociali che ci investono e ci coinvolgono tutti quanti, a partire dall'invecchiamento della popolazione, al cambiamento climatico, alla necessità di individuare risorse energetiche differenti, alternative, eccetera. Quindi questo che in Commissione viene chiamato un'attenzione alla cosiddetta social innovation, cioè a obiettivi di impatto poi sociale che queste politiche devono avere. Un altro elemento di riflessione è legato al ruolo, allo stesso concetto di innovazione, e qui ci è piaciuto non solo essere ospiti del Cineport e quindi di Apulia Film Commission, ma anche richiamare in questa maniera il ruolo che la creatività oggi è ormai attestato da tutti, riveste nel processo di innovazione. Un elemento che sposta non poco, secondo me, la definizione delle politiche in questo ambito. Nella prova è il fatto che in questo territorio, nella creazione di un distretto produttivo della creatività, ci crede molto, e il fatto anche che a livello europeo questa regione è stata individuata tra le poche presenti in un panorama europeo che è chiamato European Creative Alliance, una delle regioni appunto che è stata chiamata a condividere con le altre regioni appunto politiche e modalità di intervento per la crescita di questi cluster. Naturalmente l'altro obiettivo è quello che più ci avvicina al tema dei Living Lab, e la debolezza principale che è stata individuata in queste politiche, cioè l'essere vicini, portare vicini al mercato i prodotti, i prototipi, i risultati della ricerca. Gli analisti chiamano questo fenomeno la cosiddetta Dead Valley, cioè cosa accade quando, pur avendo sviluppato un prodotto eccezionale dal punto di vista della frontiera scientifica, delle potenzialità di un determinato risultato di ricerca, cosa accade e perché siamo così deboli nel portare questi risultati sul mercato. Ecco, a tutte queste sfide contemporaneamente abbiamo cercato di dare delle risposte insieme a Innova Puglia e agli altri soggetti che di regione sono partner in queste politiche, quindi Arti e Puglia Sviluppo, cercando di definire delle nuove politiche.
e introducendo quindi dei cambiamenti, quelli che noi diciamo forse un po' pretenziosamente chiamiamo la nuova generazione delle politiche per la ricerca e l'innovazione, di cui i Living Lab rappresentano un aspetto fondamentale, perché come diceva l'ingegner Surico, di fatto, pur avendo, e lo dice lo stesso acronimo che lo mette abbastanza in evidenza, pur avendo il focus e l'obiettivo ultimo la crescita dell'ICT nelle imprese pugliesi, di fatto rappresenta per noi un nuovo modello di intervento, un modello di intervento che nella user driven innovation crede e punta fortemente. Questo significa che i soggetti che noi diciamo in epoche passate immaginavamo test, user diciamo da coinvolgere a valle delle nostre attività, oggi invece diventano soggetti centrali da ascoltare e da coinvolgere in tutto il processo. E quindi questa modalità che oggi, ripeto, l'ingegner Marco Diciano ci illustrerà nel merito, noi ci auguriamo fortemente che possa diventare una modalità che investa poi tutte le altre modalità di intervento regionale. Quindi partire da un'analisi dei fabbisogni, partire da un coinvolgimento dei soggetti finali e condividere in questo laboratorio vivente dei Living Lab le attività di definizione di nuovi prodotti e servizi. Giusto per diciamo, dare qualche elemento sulle altre iniziative ancora una volta disegnate e implementate insieme a Nova Puglia, accanto a questo, sempre con l'obiettivo di ridurre un po' il margine rispetto al mercato, di recente abbiamo pubblicato un avviso rivolto ai servizi per l'innovazione tecnologica nelle PMI. Crediamo molto in questa iniziativa, crediamo che possa essere realmente utile a intercettare fabbisogni che caratterizzano le piccole e medie imprese e che quindi hanno necessità di coinvolgere competenze specifiche per la creazione di nuovi prodotti, nuovi processi, per la sperimentazione e la verifica di fattibilità di progetti di ricerca, così come diciamo sperimentazioni e test in ambito di laboratori. Infine un'ultima iniziativa che ci sta coinvolgendo direttamente e che rappresenta per noi diciamo, la sfida che coinvolge più direttamente l'amministrazione regionale e cimentarsi in quello che viene chiamato il pre-commercial procurement, ovvero quella modalità che parte da politiche di acquisto dirette della Regione Puglia per andare a intercettare diciamo, capacità di svolgere attività di ricerca e sviluppo del territorio, ma non solo del territorio. Questo come dire, è un intervento che forse ancora più degli altri coinvolge diciamo, un'attività, un processo, se vogliamo, di innovazione all'interno dell'amministrazione, ma lo riteniamo indispensabile perché non possiamo chiedere al territorio di guardare alle sfide che ci vengono poste a livello europeo senza esserne anche noi direttamente coinvolte. Un ultimo riferimento lo volevo fare proprio alla dimensione solo accennata finora del fatto che questo intervento per noi nasce già collocato in un panorama europeo. La nostra aspettativa è che quelli che verranno individuati come Living Lab dai processi, dalle fasi che verranno illustrate, possano poi concretamente entrare in relazione con il resto d'Europa. Questo è un auspicio che faccio a voi e che spero di poter condividere anche in futuro. Grazie. Io vi introduco perché poi il collega Diciano vi darà tutti i dettagli anche in maniera molto, come dire, non solo professionale, ma molto precisa su quello che è lo scenario e gli obiettivi anche dell'incontro di oggi, che è la prima fase di questo percorso che con Living Lab noi diciamo sintetizziamo in un progetto che sta cambiando anche il nostro modo di impostare, se vogliamo, le attività di ricerca e sviluppo a livello regionale, in quanto nella matrice ben descritta dalla dottoressa Grimi, che comunque diciamo a tutta, non lo dico per piaggeria, ma non saremmo oggi in questo momento anche a raccontare questi strumenti se non fossero arrivate anche forze nuove e intelligenze nuove in regione. Qui ne ho due che esprimono realmente dei talenti che la Regione Puglia ha saputo valorizzare, perché i Living Lab oggi
nella sintesi sono un modello che a livello comunitario ma anche a livello internazionale è interpretato anche leggermente diversamente da come la Regione Puglia lo sta attuando, in quanto i Living Lab nascono nel MIT in America nell'idea di poter dare a disposizione le competenze, il know-how, le conoscenze dei ricercatori che nelle università americane, poi è stato diciamo trasportato in Europa quando ci serve, lo racconterà poi Diciano. Il governo finlandese un po' ha spinto a livello comunitario questa iniziativa di mettere a fattor comune le capacità dei centri di ricerca con l'industria e con gli utenti finali che, come diceva Adriana, non intervengono più a valle del processo ma sono chiamati direttamente alla progettazione di nuovi servizi, nuovi prodotti, nuove tecnologie, specialmente nell'area proprio ICT, nell'area delle telecomunicazioni, con i finlandesi, con Nokia in particolar modo, che hanno spinto affinché tutto quello che era il bagaglio di tecnologie che si andava a sviluppare fosse già oggetto di coinvolgimento, di un processo di coinvolgimento dell'utenza finale nella progettazione. Questo chiaramente non è un processo, diciamo, è facile da raccontare, è difficile da implementare, specialmente per quelle che sono le grandi imprese, ad esempio nel campo ICT, che nel momento in cui devono mettere, come dire, a fattor comune con soggetti esterni quello che stanno sviluppando, quindi nuove tecnologie, nuovi brevetti in corso di elaborazione, presuppone un'apertura anche mentale non da poco. A livello comunitario si sono sviluppati e costituiti anche su spinta, diciamo, dall'alto verso il basso, 240, poi sono a livello internazionale oltre 270 cosiddetti Living Lab, che nella storia della Puglia ricordano quella che un po' è stata anche la storia, se vogliamo, dei parchi scientifici di un tempo, perché alla fine che c'erano? Ci sono le imprese e i tech, ci sono le università, ci sono gli end user, cioè nel senso possono essere cittadini, possono essere associazioni, possono essere anche altre imprese che vanno a sperimentare le nuove soluzioni, le nuove tecnologie. La differenza qual è? Che questa messa a disposizione di competenze e conoscenze è messa, come dire, costruita in un ambiente che in alcuni contesti è chiuso, perché c'è quell'università, c'è quell'impresa, c'è quell'associazione che costituiscono il Living Lab. La Regione Puglia con questa iniziativa sta facendo un passo in avanti, nel senso che vuole creare degli Living Lab che siano aperti, dove la scelta di aggregarsi non la facciamo noi da questa parte, non la fa, diciamo, l'università piuttosto che il centro di ricerca, piuttosto che la grande impresa o la piccola impresa detentrice del know-how, non la fa nemmeno l'associazione o l'utenza finale come l'abbiamo costruita, ma la fanno direttamente le imprese ICT, perché noi partiamo con l'ICT essendo, diciamo, l'opportunità non soltanto per motivi di costruzione della strategia e anche degli strumenti regionali all'interno del FESR, ma anche perché quelle sono quelle tecnologie abbastanza cosiddette abilitanti, presenti su molti settori. Noi ne abbiamo scelti 8 perché sono anche quelli dove c'è un forte impegno anche pubblico, in quegli 8 domini che ritrovate nell'avviso come 8 domini di partenza su cui andare a capire, per poi eventualmente anche scremare, se a livello regionale ci sono delle priorità, quali priorità possono essere come problematiche risolte attraverso tecnologie infotelematiche o di infocomunicazione, perché non parliamo qui soltanto di informatica pura, parliamo anche di tecnologie di comunicazione e di telecomunicazione, quindi tutto il mondo dell'elettronica, dei microsistemi, della meccatronica e tutta parte coinvolta anche nei processi che ad esempio nel caso dei multimedia o dei media, e anche io ho il piacere, come dire, di stare qui non soltanto perché, diciamo, è strutturalmente forse uno dei posti più idonei per potersi anche incontrare, ma perché rappresenta una delle esperienze più di eccellenza, quella della Puglia Film Commission, di poter valorizzare un mondo nuovo, un'industria che era, diciamo, dispersa, e, diciamo, costruire anche degli ambiti di competenze che possono essere delle alternative anche a processi in altri settori abbastanza di decadenza a cui stiamo diciamo assistendo, parlo di settori industriali ed economici. Per cui i Living Lab che noi vogliamo andare a realizzare in Puglia sono aperti, nel senso che sono le imprese che scelgono con chi costruire quel partenariato, il partenariato che significa avere obbligatoriamente un'utenza finale, che significa
avere associazioni piuttosto che in altri enti pubblici, possono essere comuni, possono essere ASL, possono essere le sovrintendenze nel caso dei musei, nel caso dei beni culturali, possono essere la stessa, come dire, realtà che qui ci ospita nel caso dei multimedia o comunque dell'industria creativa specializzata su quella che è l'industria cinematografica, oppure possono essere anche le associazioni socio-economiche che intervengono molto negli aspetti in quello che è il settore socio-sanitario, che a livello comunitario ha un ruolo molto importante per le cose che sono state già dette, in quanto sul terzo settore, sulla sanità, sull'assistenza a distanza, di tutta una categoria che è anche quella del coinvolgimento della terza età piuttosto che degli anziani, o di tutto quello che può essere la problematica anche legata all'inclusione sociale, così chiamata, assume un ruolo importante, quindi coinvolgere quelli che sono poi i beneficiari. Allora, in questo il modello Living Lab interviene intanto a costruire una mappatura, che è quella fase che attualmente ci vede coinvolti, che è la parte che in tutta sincerità è la meno facile, perché portare in un processo di democrazia, allora ce lo dicevamo prima, a dire le cose che vanno fatte, non quelle che vanno male, a non dire soltanto quello che non funziona, ma a voler costruire quello che deve funzionare, è un processo intanto a cui non siamo abituati. Siamo abituati a che queste decisioni intervengano sempre dall'alto, cose che noi abbiamo sempre fatto, noi abbiamo sempre deciso nei nostri bandi cosa mettere come oggetti da finanziare, decidere le priorità, decidere anche se vogliamo in che modi intervenissero queste strategie. Il cambio culturale qual è? Che in questo noi sappiamo anche quali che sono le priorità in quei settori, non è che non lo sappiamo, perché ci confrontiamo anche con una dimensione nazionale e comunitaria, però vogliamo che quando noi andiamo a finanziare le imprese ICT in progetti di sperimentazione, che sono un misto tra quella che può essere la ricerca e quella che può essere invece il collaudo di soluzioni già esistenti, vogliamo che quelle imprese e quelle soluzioni servano per il territorio, o vogliamo che il territorio non utilizzi soltanto fornitori extra-regionali, ma possa venire a contatto con realtà locali che possano andare a intercettare quei fabbisogni. Quindi questo un po' è il concetto e il modello del Living Lab. E la parte più difficile è proprio questa, perché riuscire a far emergere dal territorio le priorità è uno sforzo che ci vede fortemente impegnati, e che ci vede impegnati non soltanto in momenti che possono essere appunto lanciati da noi, ma stiamo avviando una campagna anche di sensibilizzazione, andando presso chi ce lo su richiesta diretta delle associazioni piuttosto che dei comuni, piuttosto degli altri soggetti che noi abbiamo chiamato utenza finale. Quindi questo modello nuovo di partire dai fabbisogni locali, dove locale significa regionali, e che abbiano chiaramente poi una anche dimostrazione di essere fabbisogno non legato al singolo proponente, ma a una realtà, una complessità di soggetti presenti in Puglia, noi vogliamo poi arrivare a portare le imprese ICT pugliesi a sviluppare, sperimentare con i soggetti che hanno espresso questi fabbisogni delle soluzioni.